Questo film è l'esordio anche per me nel lungometraggio e questa occasione è arrivata in modo abbastanza bizzarro, però dimostra che bisogna crederci in qualche modo. E è successo perché Anna Maria Granatello mi ha invitato a far parte di una giuria super giovane per un progetto completamente trasgressivo. È stato fatto un bando, il Solinas Experimenta, che valutava progetti pensati per essere realizzati low budget, cioè con massimo 200.000 euro, una sfida ovviamente incredibile, che però voleva anche lì cercare di trovare la soluzione, anche con il sostegno di Rai Cinema, che si impegnava a finanziare il vincitore, di fare qualcosa di diverso e di dimostrare che con entusiasmo, passione, attenzione si possono fare cose importanti anche con poco. Che è successo? Ho fatto parte di questa giuria e tra i vari progetti c'è stato A Quadro. Io onestamente me ne sono innamorato subito e sono stato uno di quelli che ha spinto il progetto tra i giurati per andare avanti nella scrematura e infatti è rientrato tra i 7 finalisti. Una volta raggiunto questo traguardo, la fortuna è stata che Rai Cinema non si è limitata a scegliere tra i 2 vincitori quello che avrebbe poi prodotto, ma ha deciso di leggere tutti e 7 finalisti e sorprendentemente si sono innamorati di A Quadro. A Quadro è una storia d'amore tra due ragazzi di 16 anni che si trovano ad affrontare per la prima volta un rapporto serio, cercando di capirlo, cercando di affrontarlo in modo adulto. Per arrivare a comprenderlo, per arrivare a scoprire che cosa significa stare insieme, per vivere per la prima volta questo amore, loro ci arrivano attraverso un percorso che li porterà a un certo punto del film a filmarsi mentre fanno l'amore per la prima volta. Questo video che fanno è il loro segreto, è la prova del loro amore ed è un video che purtroppo, da segreto qual era, finirà online diventando pubblico. Anche se questo può essere considerato un film generazionale, quello che penso abbia colpito le persone che poi hanno creduto in noi è di raccontare dei sentimenti universali calati in un contesto che è profondamente attuale. La tecnologia ha cambiato un po', e dobbiamo ammetterlo, il modo di relazionarsi dei ragazzi fra di loro. Abbiamo provato a immaginare una storia d'amore fra due ragazzi che, per conoscersi l'un l'altro, per venirsi incontro e per costruire qualcosa di unico, arrivassero anche appunto a superare dei limiti, a superare dei confini. Uno degli obiettivi del Solinas Experiment, appunto questo premio a cui ha partecipato il film, era anche questo: andare a sperimentare nuove forme di linguaggio e di storytelling che portassero finalmente anche il cinema italiano in un'ottica transmediale. Il cinema ha deciso di produrre il film, hanno contattato Stefano, gli hanno detto: ti devi trovare il produttore. Io e Stefano ci eravamo già conosciuti nel frattempo e voleva anche lui gente motivata, gente entusiasta, e quindi mi ha coinvolto. Non è stato poi così facile mettere su tutto, ottenere il coinvolgimento anche della Film Commission di Bolzano, ma ci siamo riusciti e credo che siamo riusciti a fare il film che volevamo, che voleva Stefano, ma che coincideva quello che mi raccontava Stefano con quello che io avevo nella testa quando l'ho letto la prima volta.